Ricordo, in quel locale, la tua minigonna mi ha fatto sentire male, ed il piede col tacco ha dato un impulso al mio pacco. Tu mi guardi, io ti guardo, il dado è tratto, scacco matto. In questo video ti spiego come rimorchiare una donna in tre mosse. Se ancora non mi conosci, io sono RD, un love coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008. E la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Rimorchia donne. Chi meglio di me può spiegarti meglio come rimorchiare una donna? Per questo ti consiglio di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì dedicati al mondo della seduzione e il rimorchio delle ragazze. Mossa numero 1. Lavora su te stesso. Che cosa significa lavorare su te stesso? Significa curare il proprio corpo facendo attività sportiva e un'alimentazione sana ed equilibrata. L'occhio vuole sempre la sua parte, quindi è importante curare anche il proprio look, capelli, barba, abbigliamento. Presentarsi da una donna in sovrappeso con i capelli e la barba in disordine, con una tuta bucata, una maglietta che risale alla giovinezza di tuo nonno e una sgommata di merda nelle mutande è il modo migliore per prendere un 2 di picche. Curare l'igiene, essere sempre profumati è fondamentale. In un video di qualche tempo fa ho raccontato che alcune mie amiche si sono confidate con me dicendomi che sono uscite con uomini che praticamente gli puzzavano le palle e le ascelle a morte. Una cosa disgustosa, cazzo! Cura anche la cultura. Per una donna uscire con un uomo più ignorante di lei non è proprio il massimo. E il modo migliore per imparare le cose è leggere. Leggi romanzi o argomenti che ti interessano. Imparerai nuovi vocaboli, nuove cose che puoi sfruttare a tuo vantaggio per impressionare le donne che ti piacciono con conversazioni coinvolgenti. Leggi soprattutto il mio blog rimorchiadonne.com, dove trovi oltre 600 articoli sulla seduzione. E poi attenzione alla grammatica. Puoi essere anche l'uomo più bello del mondo, ma se scrivi un messaggio con un A senza l'H, ti sei bruciato ancor prima di cominciare. Lei deve pensare: questo ragazzo è veramente intelligente, sa un sacco di cose, come scrive bene. E non deve pensare: questo ragazzo è un idiota, un ignorante, un grande coglione. E non sto parlando di un incrocio tra un Colli e uno Spinone. A questo punto qualcuno potrebbe benissimo dire: però RD, leggere è un sacrificio e richiede tempo. Allenarsi è faticoso. Mangiare sano significa rinunciare a tanti cibi grassi e buonissimi e ai dolci che adoro. E curarsi è una bella rottura di palle. Pensi di raggiungere il successo stando con le mani in tasca? Mossa numero 2. Frequenta luoghi dove puoi conoscere belle donne. Se rimani dentro casa, le ragazze non busseranno alla tua porta per chiederti se puoi portarle a cena. Devi uscire e dedicarti a delle attività ricreative e lo sport potrebbe essere una di queste. Se per esempio frequenti una palestra dove ci sono belle ragazze, dopo un mese di frequentazione quelle ragazze ti saluteranno perché ti vedono sempre ed è normale fare amicizia con persone che si incontrano spesso. Lo stesso vale per la cassiera al supermercato, la barista, la commessa, la ragazza che studia il tuo stesso corso universitario, eccetera. Ovviamente anche online puoi conoscere e rimorchiare. Il famoso chat game. Ci sono tante ragazze che non vedono l'ora di essere approcciate online dal principe azzurro. E indovina un po', quel principe azzurro potresti essere tu. Ho creato una guida su questo. Scaricala, è gratis. Trovi il link per riceverla immediatamente nella tua mail, in descrizione se stai guardando questo video su YouTube o Facebook, o sopra nella bio se ti trovi su Instagram. L'ho già detto in altri centinaia di video. È il contesto che fa l'uomo. Se frequenti luoghi dove non c'è figa, sia offline che online, sarà difficile conquistare una ragazza. È come cercare di bere acqua da un pozzo secco. Mossa numero 3.
mettiti in gioco, provaci, approccia ragazze. Chiaramente non è che devi andare in giro allo sbaraglio e provarci con tutte. La filosofia erediana, che si sta espandendo a macchia d'olio, prevede di provarci principalmente con quelle ragazze che mostrano chiari segnali di interesse, come uno sguardo, un sorriso, un like, un segui su Instagram, una visualizzazione ad una tua storia. Sono tutti chiari segnali di interesse. Inizia ad approcciare le donne che ti danno dei segnali e se applichi la mossa numero 1 e la mossa numero 2 di donne interessate che ti daranno dei segnali positivi, ne troverai, ma devi metterti in gioco. Non è che per magia arriverà una donna da te e ti dirà: ciao bel maschione, vuoi scoparmi? Ma nemmeno le mignotte a pagamento lo fanno! Se ti è piaciuto questo video, metti like. Se hai una domanda da farmi, scrivila pure in un commento e sarò felice di risponderti. E ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì di ogni singola settimana, dedicati al mondo della seduzione e il rimorchio delle ragazze. Ricordati che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.